Ciao a tutti. Come gli antichi romani erano soliti mangiare dell'uva, rimanendo sdraiati nelle loro feste più libertine, io oggi, qui da Tokyo, sdraiato sul mio letto e con una yukata che ricorda gli antichi samurai, mangerò per voi l'uva giapponese. Un'uva molto speciale, come vedete. I chicchi sono molto grandi, molto dolci, ma soprattutto molto cari. Un grappolo da 598 yen più tasse, quindi intorno ai 650 yen, più o meno 5 euro al cambio attuale, per quest'uva. Un'uva fraga, molto dolce, molto buona. L'andrò a mangiare per voi, qui, dal mio letto a Tokyo. Spettacolare, davvero spettacolare. Guardate che chicchi, grandi, compatti, dolci, ricchi di zucchero, ricchi di energie, energie fondamentali per i propri viaggi qui in Giappone. Note musicali riecheggiano nella mia mente quando mangio queste bontà. Ogni chicco un euro. O quasi. Davvero un'uva spettacolare. Ed è così che io nomino questa uva giapponese l'uva più buona del mondo. L'uva da tavola italiana, solo da imparare da questa uva fantastica. Che come vedete non contiene semi. Davvero spettacolare. Una città Tokyo che offre molte opportunità, ma soprattutto la frutta, quella cara, bella da vedere e buona da mangiare, è un qualcosa di eccezionale, eccezionale veramente. Ed è col mio augurio che anche voi possiate venire a mangiare queste delizie qui in Giappone, che vi do il saluto finale. Uva, dal mio letto a Tokyo, venite a visitare il mio sito www.margotoni.it al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.